Previste temperature fino a 40 gradi a partire da oggi. a rischio le categorie più deboli come combattere l'AFA i consigli del dottor Carmine Barile. Forio pesca di Frodo a largo del soccorso la Guardia Costiera sorprende due pescatori intenti a pescare 150 ricci di mare. Sequestrata l'attrezzatura, i due uomini si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Festa di Sant'Anna, il Comune alla ricerca di sponsor, stiamo lavorando per mettere su la macchina organizzativa della festa, sottolinea il consigliere Di Vaia. Quattro, le barche in concorso. Turismo tutto esaurito anche alla Leo Hotels, siamo soddisfatti di come sta andando questa stagione, il commento dell'albergatore Mario Leonessa, ma bisogna puntare su una forte azione di marketing con i Comuni e gli operatori economici dell'isola. Benvenuti al consueto appuntamento con informazioni di Teleischia. Si intensificano il caldo e l'AFA che da alcune settimane hanno portato l'estate in Italia. A partire da oggi il termometro da nord a sud in diverse località raggiunge punte superiori ai 35 gradi, mentre i valori percepiti potranno arrivare a 40 gradi. Possibili effetti negativi sulla salute, soprattutto di anziani, bambini e persone affette da malattie croniche. Come combattere l'AFA? Ascoltiamoci i consigli del dottor Carmine Barille. Allarme caldo sembra che la temperatura sarà destinata ad aumentare anche l'umidità, quindi con degli effetti spiacevoli e soprattutto con dei problemi per chi, per esempio, è un po' anziano o anche per i bambini. Quindi vogliamo intervistare il dottor Carmine Barile per avere dei consigli sul da farsi. Allora, buonasera. Innanzitutto, la prima cosa è idratarsi, cioè bere e mangiare poco. Prediligere innanzitutto le verdure. La frutta che in questa stagione è molto presente sulle nostre tavole, ma lo dovrebbe essere di più. Evitare cibi piccanti, specie per i bambini e gli anziani che sono le persone più fragili o coloro i quali soffrono di patologie croniche, indubbiamente non uscire nelle ore più assolate, ma la mattina presto quando già il tempo si è rinfrescato. Siamo su un'isola, quindi fortunatamente rispetto alle città dove c'è eh, quell'ambiente entropico molto chiuso e, e che sa di asfalto, Ischia ancora verde e fortunatamente ci offre il venticello della, del pomeriggio e della sera che permette ancora di respirare. Un'altra cosa fondamentale, non ci dobbiamo mai dimenticare eh, che, eh, di dormire, eh, perché paradossalmente spesso la notte non si dorme no, per il calore, quindi evitare eh, di dormire poco, eh, perché anche lo stress del non dormire poi in questi periodi, spesso i soggetti fragili, fra cui anche i bambini, eh, può rendere la vita veramente poi fastidiosa, accentuando poi tutta una serie di problemi. Per quanto riguarda gli anziani, quali sono le manifestazioni che devono diciamo, allarmarli nel caso di eccessivo caldo? Allora, innanzitutto la lingua secca, che le mucose sono prima di tutto, la, la, le urine molto eh, più scure e più concentrate, la pelle che si desquama con più facilità, per cui mettere sempre eh, sulla pelle eh, delle creme fortemente idratanti dopo la doccia, fare le docce indubbiamente fa bene anche con poca acqua, l'interessante è rinfrescarsi ogni tanto, durante l'ora di maggiore calura rimanere chiusi in casa, evitando come dicevo prima di uscire, non aver paura dei condizioni. Perché il condizionatore, se messo a 3 o 4 gradi inferiori ai 32-34 gradi che sono fuori, non fanno perfettamente niente, ma danno quel senso di benessere perché deumidificano anche l'aria oltre che a portare l'abbattimento di quei 2 o 3 gradi che sono fondamentali per una ridotta traspirazione perché il nostro organismo, siamo animali eh, che ci, eh, con un sistema di tipo termoregolazione per cui il nostro organismo ha bisogno appunto di perdere liquidi per mantenere la temperatura sempre costante e questo quindi richiede un maggiore introito di, di acqua. Un'altra cosa non bere mai alcolici, in modo particolare i superalcolici. Un mezzo bicchiere di vino la sera Cenando sempre presto, perché anche quella è una cosa importante: non andare a dormire eh, con il cibo sul, sullo stomaco, controllare la pressione, perché spesso bisogna anche eh, rivedere la terapia, specie antipertensiva e non ci scordiamo che il sangue. Diventa più spesso per chi beve poco, per cui un litro e mezzo due litri di acqua al giorno, frazionati durante la giornata, non è che uno si beve i due litri e sta a posto frazionati. Quindi mettendo anche la sveglia ogni mezz'ora, bevendo un bicchiere di acqua permette al sangue di mantenere la sua fluidità. Tant'è vero che la maggior parte degli ictus e degli infarti avvengono nel periodo di maggiore e di morte improvvise, nel, nel periodo di maggior caldo. Intervento della Guardia Costiera oggi presso il tratto di mare della chiesa del soccorso di Forio dove due pescatori sportivi di Frodo erano intenti alla raccolta di ricci di mare visti militari i due si davano alla fuga facendo perdere le proprie tracce abbandonando gli attrezzi utilizzati per la pesca tra cui svariati barattoli in corso di riempimento e un totale di 150 ricci di mare tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo i ricci erano ancora vivi e sono stati buttati in mare in un punto distante dal luogo dell'accertamento come è noto la pesca sportiva del riccio di mare Può essere praticata soltanto in apnea con l'ausilio di un coltello e guanti con il palmo rinforzato. I carabinieri di Ischia, al comando del capitano Centrella, hanno avviato in queste ore i controlli sul territorio per le affittanze estive al fine di verificare il rispetto delle norme per la registrazione degli affittuari e per trovare eventuali pregiudicati in vacanza tranquillamente sulla nostra isola. I controlli continueranno nelle prossime ore e per tutto il weekend, come negli anni scorsi, per garantire un'estate tranquilla a residenti e turisti. E proseguono i controlli dei carabinieri dei NAS nei ristoranti dell'isola per verificare lo stato di conservazione degli alimenti e il livello di igiene mantenuto nei locali, dalle cucine ai depositi a quelli aperti al pubblico. A seguito di una verifica in un ristorante di uno stabilimento balneare, i militari hanno sequestrato 30 kg di prodotti alimentari, pesci e carne in cattivo stato di conservazione. Incidente stradale, ieri sera all'Acquameno uno scooter ha tamponato una Citroën rompendola il lunotto posteriore. Nell'impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo a due ruote che è stato trasportato all'ospedale Rizzoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia di Ischia per verificare l'esatta dinamica dell'accaduto. Ed un turista, appena giunto sulla nostra isola stamani, è inciampato e si è ferito alla fronte. Il fatto è accaduto sul porto di Casamicciola, l'uomo era da poco sbarcato dal traghetto ed è inciampato in una delle travi di ferro infisse nel selciato del molo, rovinando faccia a terra. La ferita l'ha cero contusa alla fronte ha reso necessario il trasferimento del malcapitato con l'ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del Rizzoli. Sul posto si sono recati gli uomini dell'Ocamare e i carabinieri. Traffico bloccato a Casamicciola intorno alle 13 a causa di un incidente avvenuto sulla strada litoranea all'altezza del porto. Uno scooter ha investito un cane uccidendolo. Lo stesso centauro è rovinato a terra ferendosi al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Intanto il traffico in prossimità dello sbarco in barco del traghetto ha subito notevoli rallentamenti. La macchina organizzativa della festa di Sant'Anna a Dischia è in gran fermento, lo sottolinea il consigliere Luigi Di Vaia, la novità di quest'anno è la ricerca di sponsor. Intanto saranno quattro le barche che parteciperanno alla competizione di quest'anno, realizzate dai ragazzi di Ischia Ponte, la Proloco di Lacquameno, quella di Casamicciola e l'Isola dei Misteri di Procida. Ascoltiamo Di Vaia. A Dischia è in movimento la macchina organizzativa per la festa di Sant'Anna 2016. Consigliere Di Vaia. Sì, la macchina è in movimento, in movimento frenetico, sarei dire, sono, sono tante, tante le carte che vanno messe, vanno messe a posto. Si parte dal, dall'avviso pubblico alla ricerca dei costruttori. Sì, si è partito, come la legge ci impone, con un avviso pubblico teso ad individuare quanti eh, tra associazioni e costruttori eh, e persone di buona volontà e persone che amano la, la festa di Sant'Anna, eh, eh, possano essere intenzionali alla ricerca di queste persone che eh, possano essere interessati a realizzare eh, la zattera. Quest'anno ehm, ci stiamo sforzando di Attraverso un tema libero eh, di dare loro eh, il massimo sfogo per la loro creatività eh, perché riteniamo che soltanto attraverso questa, quest'ultima, si possa ottenere una festa di Sant'Anna suggestiva. I prossimi step: quali saranno adesso? I prossimi step sono sicuramente quelli eh, adesso. Aspetteremo come andrà l'esito del bando che abbiamo lanciato quest'anno per la prima volta: eh, per cercare di individuare qualche sponsor eh, privato o pubblico eh, che voglia investire nella festa di Sant'Anna eh, per, eh, per, eh, per, per avere un, un, un ritorno. Io ritengo un importante ritorno da un punto di vista eh, del, dell'immagine del, del proprio brand. Eh, la festa di Sant'Anna eh, deve avere eh, il ruolo che le spetta, cioè quello di prima donna del, del, eh, dell'estate isolana di Schitana e quindi eh, del, de, di, 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 di fatto eh, la corona del, dell'evento dell principe del, 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 nostro, del nostro calendario. Eh, per cui eh, all'interno all di, questo, di, questo, di questo cartellone molto importante di prestigio, eh, se pensiamo che soltanto la serata della festa. Oltre 35.000 persone si regano a vedere la festa. Eh, ecco che eh, scopriamo una vetrina importantissima. Per cui speriamo di mettere al centro la festa di Sant'Anna anche eh, delle attenzioni dei, di, sponsor, di sponsorizzazione private. Il consigliere comunale di Forio, Stani Verde, ha impugnato innanzi al TAR la delibera di consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione, bilancio che fu approvato dal civico consesso con il voto determinante del sindaco del Deo. Secondo Stani Verde il bilancio doveva essere approvato solo con i voti dei consiglieri assegnati. La delibera di approvazione del bilancio è macroscopicamente illegittima, scrive nel ricorso l'avvocato Bruno Mollinaro, avendo il consiglio comunale di Forio nell'approvare il bilancio di previsione per l'anno 2016 con nove voti favorevoli, compreso quello espresso dal sindaco, chiaramente violato l'articolo 56,2 dello Statuto del Comune. La richiamata disposizione statutaria prescrive quindi per l'approvazione del bilancio di previsione degli equilibri di bilancio la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, quindi sindaco escluso. E bus da oggi sono funzionanti due emettitrici automatiche di titoli di viaggio al capolinea di Ischia Piazza Trieste e una al capolinea di Cavagrado. Come tutti gli altri biglietti degli autobus anche questi vanno obliterati singolarmente appena saliti a bordo dell'autobus e sono validi solo dopo l'obliterazione. Si ricorda che i biglietti sono personali ed incedibili. Un bilancio tutto sommato positivo per la stagione turistica in corso viene dall'albergatore Mario Leonessa, secondo il quale sono aumentati i turisti di lingua inglese e tedesca. Il problema è quello comunque di non dormire sugli allori e programmare un serio piano di marketing che coinvolga tutte le forze economiche dell'isola insieme ai comuni che potrebbero stanziare parte della tassa di soggiorno. I problemi della nostra isola per Leonessa sono sempre gli stessi, trasporti e vivibilità. E sulla politica del low cost, commenta, è un dato negativo, ma ognuno tira acqua al proprio mulino. Sentiamo. Stagione turistica abbiata, il caldo è arrivato, Mario Leonessa come sta andando? Sta andando abbastanza bene, devo dire che quest'anno in particolarmente almeno il nostro gruppo è in aumento di presenza e di fatturato rispetto all'anno scorso, di questo siamo estremamente contenti. In linea generale penso che vada bene un po' per tutta l'isola, spero almeno, cioè, il discorso principale è che sono aumentata anche molto eh, la... Eh, la clientela di lingua inglese, di lingua tedesca pure, è un po' in generale internazionale. Questo è positivo. Ci dispiace per la situazione del Nord Africa e della Turchia, cose che hanno certo. però è stato un vantaggio per noi altri, credo. Dobbiamo sempre sperare nelle disgrazie altrui? Secondo me non possiamo avere sempre fortuna. Dovremmo noi stessi incominciare a considerare un piano marketing che si rispetti e deve essere collaborativo con tutte le forze economiche dell'ISA, non solamente gli albergatori, ma gli albergatori, i commercianti, eh, i parchi termali, i comuni stessi, eccetera. Considerando quello che sono principalmente i trasporti che sono abbastanza deficitari, almeno come qualità di servizio e anche come costi. E poi per quello che riguarda la vivibilità sull'isola, che mi sa che da un po' di tempo ci sono troppe macchine, troppe caos in giro, secondo me va bene. E poi il marketing direttamente nei paesi esteri, per cui adesso stiamo con l'associazione albergatore, stiamo in trattativa per quanto riguarda l'eventuale eh, contributo da parte dei comuni una parte della tassa di soggiorno che possiamo eventualmente pianificare eh, questo piano marketing unitamente agli, a, 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 alla partecipazione e degli albergatori e di tutte le forze economiche speriamo che si riesca a risolvere e la famosa storia della qualità del turismo Ma la qualità del turismo purtroppo noi abbiamo eh, non lo so, insomma certamente ci sono degli alberghi che mantengono una qualità elevata e poi tra le altre cose in un certo senso sono comunque a livello di prezzo eh, penalizzati per l'offerta low cost un poco troppo, eh, troppo grande come fattore di offerta, questo secondo me è negativo però purtroppo i posti letti ci sono e ognuno, c'è una situazione economica secondo me abbastanza difficile sotto certi aspetti per cui ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. Inoltre con le offerte tra eh, Secret Escape, eh, queste e quest'altre, insomma a un certo momento ci sono una serie di trivago, eccetera, una serie di offerte che andando a guardare non solamente a Ischia chiaramente ma un poco dappertutto, che è una cosa quasi offensiva in aumento le presenze turistiche a Procita. ne dà notizia il sindaco Dino Ambosino dal profilo Facebook il contributo di sbarco registrato da Caremar e Snav nei mesi da marzo a maggio 2016 scrive il primo cittadino è di 38.330 presenze rispetto alle 32.044 dello stesso periodo del 2015 a questi si aggiungono i circa 2.000 sbarchi di Lazio Mar che non c'erano l'anno precedente diverso il dato Gestur la linea da Puzzuoli che nei tre mesi registra solo 887 non residenti più o meno in linea con quelli da loro dichiarati L'anno precedente. A Forio, lavori infiniti nel piazzale di Citara e per giunta nel pieno della stagione turistica. Sono tre anni che la zona è un cantiere a cielo aperto, con problemi per chi ha delle imprese turistiche e commerciali. Siamo stati sul posto per raccogliere le testimonianze dei negozianti, ma non tutti hanno voluto esprimere la loro opinione davanti alle telecamere, pur lamentandosi dei disagi. Invece, qualcuno ha parlato e ha rappresentato la situazione con garbo e anche con un pizzico di ironia. Sentiamo. Siamo in piena estate, quindi in piena stagione turistica, eppure nel piazzale di Citara continuano i lavori, c'è proprio un cantiere aperto. Vediamo i commercianti che cosa ne pensano di questa situazione. Io credo che in qualche maniera siete penalizzati. Allora, diciamo che oggi siamo messi bene, rispetto all'anno scorso e due anni fa, che c'era il cantiere proprio fuori la porta in piena estate, dove abbiamo pagato non poco questa scelta di fare i lavori in estate. Adesso siamo messi quasi bene, ma vogliamo dire la piazza è quasi suffruibile al 100%, anche se manca poco. Ho sentito dire che mancherà poco, quindi. Ma tu sai che cosa stanno facendo? No, penso che siano gli mm -hmm. scavi di Pompei, no, Vesta, devono fare una fontana, per quello che so io. Poi manca l'arredo urbano, qualche... un po' di verde le piante. Spero che una volta finito ne valsa la pena, perché comunque so, penso tre anni. Per fare una piazzetta, cosa ne piazzetta. pensano i turisti? Cosa dicono? Ma quest'anno niente. Gli altri anni la parola più gentile era assurdo. Era assurdo perché giustamente non erano abituati a vedere in piena estate una località turistica dei lavori in un piazzale a 50 metri dal mare. Però purtroppo sempre un problema un po'. Politico isolano perché con la scusa che si perdono i fondi e si devono fare per forza i lavori, eh, poi si devono fare per forza in estate, però questo è un discorso che va un po' per tutta l'isola perché d'inverno magari si sta senza fare niente, siamo stati un inverno intero senza fare niente, non era, non era buono anche quel periodo, però ci abbiamo fatto l'abitudine, è una suefazione proprio. Domenica scorsa a Piazza degli Eroi a Ischia la Polizia Municipale ha interrotto un'iniziativa propagandistica di Casa Pound Italia. Alcuni antifascisti isolani hanno chiesto di verificare se la manifestazione fosse stata autorizzata o meno. I vigili, constatata la mancanza delle dovute autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, hanno fatto smontare il gazebo. Sentiamo il servizio di Gennaro Savio. Domenica scorsa a Piazza degli Eroi la Polizia Municipale di Ischia ha interrotto un'iniziativa propagandistica di Casa Pound Italia. Alcuni antifascisti solani hanno chiesto di verificare se la manifestazione fosse stata autorizzata o meno. I vigili, constatato la mancanza delle dovute autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, hanno fatto smontare il gazebo su cui sventolavano due bandiere italiane e il tavolino su cui era esposta una bandiera di Casa Pound. Movimento alleatosi con la Lega Nord del reazionario Matteo Salvini e legittimato anche da Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle. Il Movimento nel suo programma politico rivendica tra l'altro anche un'Italia sociale nazionale, secondo la visione futurista gentiliana e mussoliniana. L'Associazione Casa Pound Italia, nella costellazione di partiti e partitini della destra italiana, rappresenta una delle formazioni politiche neofasciste più reazionarie, sorte nel nostro Paese dal secondo dopoguerra ad oggi. Il loro chiaro ed inequivocabile riferimento al nefasto e tragico ventennio fascista, impersonato dal Duce Benito Mussolini, mette questo movimento politico inevitabilmente fuori dai principi della Costituzione repubblicana ed antifascista, scritta col sangue dei partigiani morti per liberarci dalla morsa sanguinaria del nazifascismo, in quanto vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del sciolto partito fascista ebbene, nonostante la sua connotazione chiaramente neofascista in questi ultimi decenni Casa Pound anche quando al governo ci sono stati i partiti della falsa sinistra comunista, non solo non è stata sciolta, ma ai suoi dirigenti è stata persino data la possibilità di organizzare cortei ed iniziative pubbliche inammissibile, iniziative pubbliche che ora cominciano a tenersi anche sull'isola di Ischia dove è giunto il momento che gli antifascisti fascisti e sinceri progressisti isolani scendano in piazza per onorare la memoria dei partigiani caduti per liberarci dalla tragedia del nazifascismo e per far crescere nella cittadinanza e soprattutto tra i giovani i valori dell'antifascismo politico e culturale militante. Ciò per fermare sul nascere la deriva reazionaria e fascista, che purtroppo è nato in tutta Europa con l'avanzare di movimenti politici xenofobi, violenti, razzisti ed intolleranti e che a breve potrebbe far ripiombare il vecchio continente negli anni bui di inizio Novecento, anni tragici che partorirono la sciagura del fascismo e del nazismo. Il Partito Comunista Italiano Marxista Leninista, dichiarato il segretario generale del PCML Domenico Savio, chiama a raccolta tutti gli antifascisti e le forze autenticamente democratiche e progressiste per promuovere iniziative di militanza e attività antifascista che a livello locale e nazionale facciano crescere in modo particolare nelle nuove generazioni che per loro fortuna non hanno vissuto la tragedia del fascismo e del nazismo, la coscienza antifascista per isolare e sconfiggere le forze neofasciste che la svolta politica a destra ha fatto tragicamente rialzare la testa. Domani sabato alle 18.30 presso l'antica reggia di Ischia la premiazione dei balconi fioriti, il concorso Ischia in Fiore, ventunesima edizione organizzata dal Garden Club dell'isola di Ischia. Nell'ambito dell'evento anche la presentazione del libro Il vecchio che parlava alle piante di Mauro Giancaspro, relatore Dino Falconio. Un weekend di arte e spettacolo in piazza Marina a Casamicciola per la ventiduesima edizione dell'anno del Dragone i Miti al Contemporaneo. Evento realizzato col patrocinio del comune promosso dalle associazioni Il Dragone e da Ischia l'arte di Dila, in collaborazione col critico d'arte Enzo Rubio. Vediamo il servizio. Un weekend di arte e spettacolo a Casamicciola per la ventiduesima edizione dei miti al contemporaneo. Professor Rubio, di che cosa si tratta? Bene, è un grande evento ed una performance in effetti che si svolgerà a Casa Micciola. Ho creduto opportuno attraverso l'Associazione del Dragone con il presidente Pasquale Di Costanzo di creare un appuntamento di arti visive proprio a Casa Micciola. In questo progetto ho aperto proprio un ventaglio, per così dire, barocco per intenderci un po', con più discipline artistiche tipo pittura, scultura, body art, tattoo, tatuaggio. Moda e probabilmente fotografia in questo ventaglio artistico. Tra le altre cose, a parte che sono il curatore di questa iniziativa, attraverso l'associazione Il Dragone, gli artisti interessati sono Ivana Cosco, Angela Murone, Natalie Ferrari e Luisa Russo e ognuno avrà una sua disciplina in particolare, tipo pittura, scultura, come dicevo, body art e quant'altro. L'importante è che Casamicciola ci ha offerto in effetti la piazza per cui, d'altra parte, creare un simposio del genere nelle arti visive nel contemporaneo, perché in questo caso il tema sono i miti nel contemporaneo, storia, folklore, partecipazione vista oggi, attraverso la contemporaneità e la quotidianità delle arti visive. Pasquale Dragon di Costanzo non ha bisogno di presentazione. Ci sarà anche la tua esibizione in, questa, in questo weekend a casa Micciolese. Salve a tutti, Mitico Dragone, eh, c'è una Corrige 22 edizione l'anno del dragone, in cui io cerco di mettere le cose possibili e impossibili. Difatti sabato e domenica poi ci avremo tre campioni del mondo di Kung Fu della scuola del maestro Maurizio di Benedetto Uh, un grande maestro, poi avremo i leoni cinesi, logicamente ho un record mondiale che proprio qui in questa televisione ho rappresentato con oltre 9 milioni di ascolti in, nella TV nazionale. Fatto tutto di più, eccetera, 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 quante saranno 20.000 manifestazioni? 22 anni, perché tre anni prima sono 25 anni e credo che oggi proprio a Ischia sono l'unico artista che veramente tiene a ferma, salda la situazione, anche con grandi sacrifici perché i sacrifici sono incredibili. Molte volte dico meglio che io vado in terraferma è più facile, perché attraversare il mare con squadre di 20-30 persone, ospitarli, fare un convivio giusto e un giusto rapporto tra le varie associazioni che vengono dal continente e noi di Ischia, più il resto veramente è veramente molto difficile. Siamo alla pagina sportiva, innanzitutto il calcio, il calciatore isolano Franco Brienza resta al Bologna. Infatti il Bologna ha comunicato di aver prolungato il contratto di Franco Brienza fino al 30 giugno 2017. Brienza quindi resta in rossoblé, l'avventura continua. Lo stesso Brienza ai nostri microfoni aveva auspicato la continuazione della sua esperienza in Serie A. Il comunicato ufficiale è apparso sulla pagina Facebook della società L'Isola di Procida Calcio, conferma che il calciatore Antonio Guarro non farà parte della squadra biancorossa nella prossima stagione. Questo nonostante l'ufficialità del suo arrivo data qualche settimana fa. Il calciatore ha comunicato al Procida Calcio di non poter rispettare l'impegno preso precedentemente a causa di problemi familiari. La società ringrazia il giocatore e spera che possa risolvere al più presto questi problemi. Dispiace che Gar Guarro non potrà far parte di un progetto serio e professionale come quello del Procida Calcio, ci auguriamo le migliori fortune per il prosieguo. de la su carrera giusto qualche settimana di riposo il tempo di ricaricare le batterie e l'Ischia Marine Club è pronta a ritornare a far parlare di sé dopo il successo annunciato del Beach Water Polo Stars con le stelle della Serie A1 nel prossimo weekend toccherà agli amatori tuffarsi in acqua le squadre parteciperanno al terzo trofeo Ischia Isola Verde saranno ben otto si inizia sabato mattina alle 11.30 e le squadre saranno divise in due gironi da quattro le varie compagini si affronteranno in gara unica in un girone all'italiana fino alle 18 di sabato poi domenica con inizio alle 10.30 gli accoppiamenti delle fasi finali saranno ad incrocio. Il campo è stato allestito da tempo ai piedi del Fungo nel comune di Lacquameno, il torneo terminerà domenica pomeriggio alle 14.30 dopo le classiche finali e relative premiazioni. Ci sono anche l'attore Gerard Butler e la regista Abel Ferrara tra gli oltre 100 ospiti della 14esima edizione di Ischia Global Film and Music Fest che dal 10 al 17 luglio porterà sull'isola star del cinema e della musica come Danny DeVito, Jeremy Irons, Tim Robbins, Valeria Bruni Tedeschi, Zucchero, con una formula che coniuga anteprime e spettacolo, temi industriali e solidarietà. Siamo felici di poter annunciare ancora nuovi grandi ospiti internazionali spiega Pascal Vicedomini, produttore del festival, presentando la lunga lista di riconoscimenti che saranno assegnati dall'Accademia Internazionale Arte Ischia presso l'Ordine dei Giornalisti della Campania. Siamo in chiusura, come sempre uno sguardo al meteo, col tempo stabile e soleggiato grazie all'anticiclone, la temperatura in aumento, venti deboli di direzione variabile e mare poco mosso. Vi ringrazio per averci seguito in questa edizione, vi lascio ai programmi di Tele Ischia e noi ci rivediamo come sempre alle 14. Arrivederci.